Bene, allora grazie della vostra presenza. Oggi è un piacere e un onore ospitare qui alla Camera dei Deputati questa conferenza stampa promossa dalle associazioni Federcanapa, Assocanapa, Canapa Sativa Italia, Chimica Verde Bionet, Ecofuturo, Itabia, Kyoto Club e Lega Ambiente, poi magari ce ne saranno altre che si sono aggiunte e ne daremo conto nel corso degli interventi. Siamo alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari che ci sarà domani e i lavori riprenderanno con l'inizio dell'esame in aula del disegno di legge sicurezza, cosiddetto disegno di legge sicurezza. Un provvedimento che di definire eterogeneo è poco, diciamo che è, a parere di chi parla, un'accozzaglia di misure che riguardano ambiti i più disparati, i più diversi. Tra questi c'è anche il tema della canapa a basso contenuto di THC. Ne avevamo parlato in una conferenza stampa con molti dei soggetti che sono qui oggi, cioè dei rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni che si occupano di questo, cioè di una filiera importante nel nostro paese. Una filiera che dovrebbe stare a cuore a chi si occupa di tutelare e di promuovere il Made in Italy, una filiera che ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale in termini di occupati e in termini di fatturato, dagli innumerevoli impieghi di tipo industriale, dalle innumerevoli applicazioni di questa pianta e dei prodotti che sono derivati dalla trasformazione di questa pianta. Una vera ricchezza per l'economia del nostro paese in prospettiva, che rischia di essere travolta, danneggiata irrimediabilmente da un provvedimento che è connotato da un approccio unicamente, e mi viene da dire ciecamente ideologico, che va contro la scienza, contro le evidenze scientifiche, ma che va anche contro il buon senso e contro la vita di tante imprese e anche, come dire, la sussistenza di tanti lavoratori e lavoratrici che sono impiegate in questo settore. Tra l'altro, molti giovani e giovanissimi lavoratori in Italia in questo settore. Io dico sempre, poi comincio a passare la parola rapidamente ai molti ospiti che devono prenderla, che di fronte a una difficoltà di qualsiasi altro settore in Italia, un governo si sarebbe mosso facendo un decreto e stanziando degli indennizzi per aiutare i lavoratori. Questo è l'unico caso in cui un governo si muove tagliando letteralmente le gambe a migliaia e migliaia di lavoratori e di imprese, solo perché c'è lo stigma della parola canapa, della parola cannabis, che funziona come dire, collettore, come attrazione dei peggiori impulsi di tipo ideologico, che, lo dico io, se non lo vorrete dire voi, che arrivano purtroppo direttamente da Palazzo Chigi e hanno un nome e un cognome, che è quello del sottosegretario Mantovano, che ha intrapreso una sua guerra santa contro questa pianta da molti anni, da molto tempo. E nonostante i tentativi che tutti noi abbiamo fatto, ognuno con il proprio ruolo, ognuno con la propria capacità di persuasione, di provare a ragionare in termini un po' più concreti e, ripeto, meno ideologici, al momento non c'è nessun segnale sul fatto che ci sia da parte del governo la volontà di modificare questo testo, che è, e concludo davvero, un testo destinato, ad avviso di chi parla, poi sentiremo l'avvocato Bulleri, che è un esperto nella materia, a schiantarsi nei tribunali, perché crea una norma intimamente contraddittoria sia con la legge sulla canapa industriale, sia sul testo unico sugli stupefacenti, sia con la normativa europea. Non fosse altro che perché con questa norma si va a vietare e a impedire la circolazione e il commercio in una situazione di mercato unico che noi abbiamo. E questo il governo italiano lo fa senza aver attivato le procedure che per legge si devono attivare, la cosiddetta procedura TRIS, nei confronti delle istituzioni europee. Comunque, non la faccio troppo lunga
e passiamo agli interventi che saranno necessariamente brevi, ma molti, perché è importante che emerga da questa occasione il fatto che c'è una pluralità di soggetti che sta lanciando un allarme definitivo il giorno prima dell'inizio della discussione. Cominciamo dal presidente di Federcanapa, Giuseppe Croce. Io vi chiedo di stare nei 3 minuti in modo che il messaggio sia chiaro, netto e che ci sia magari anche qualche spazio per le domande dei giornalisti alla fine. Beppe, a te la parola. Io ringrazio intanto l'onorevole Riccardo Magi per il supporto che ci ha dato nell'organizzare questa conferenza stampa, l'onorevole Mauri, l'onorevole Quartini. Allora, c'è con noi anche Imprenditori Canapa Italia, che non era tra i loghi fatti. Ci tengo a precisare solo una cosa, perché la nostra posizione penso sia molto chiara nel documento che stiamo distribuendo oggi alla stampa e ai presenti, e cioè che al contrario di quanto è stato scritto dalla maggior parte dei giornali, questo non è un attacco alla cannabis light, perché questa lettura è molto riduttiva. Questo è un attacco alla canapa industriale, a tutte le filiere della canapa industriale, sia direttamente perché la produzione del fiore riguarda diverse attività industriali che non sono solo la cannabis light, ma riguardano anche la cosmesi, l'aromaterapia, l'erboristeria, gli integratori alimentari. Sia indirettamente perché lasciare ai coltivatori l'unica possibilità di commercializzare, poi non so come separeranno il fiore, commercializzare paglie e semi, non dà reddito sufficiente e comunque non li rende competitivi con i coltivatori di altri paesi europei che invece potranno utilizzare l'intera pianta, l'intera biomassa. Ecco, questo è il punto a cui tengo perché sia chiaro. Lascio la parola agli altri. Allora. Grazie Beppe anche per la rapidità. Mattia Cusani, presidente di Canapa Sativa Italia. Non lo vediamo. Giacomo Bulleri, l'avvocato Bulleri. Intanto saluto e ringrazio la presenza, oltre che al mio fianco, dell'onorevole Mauri del Partito Democratico, dell'onorevole Quartini del Movimento 5 Stelle, dell'onorevole Della Vedova di Più Europa. Avvocato Bulleri. Sì, io non credo sia anche superfluo sottolineare gli elementi di contrasto con la normativa comunitaria, anche perché ne avevamo già parlato prima che l'emendamento fosse incardinato in questo decreto. Facemmo un evento analogo in maggio, mi sembra, e quindi il contrasto è evidente. Io volevo sottolineare due elementi. Uno che ci porta ad un circolo vizioso, in quanto questa norma può, inserendo, o meglio escludendo il fiore in qualunque forma, quindi seccata, trinciata, in qualunque forma, diciamo, fuori del campo, ammesso che ciò sia possibile, come diceva il Presidente, dalle destinazioni di legge, vuol dire ricondurla, e questo viene affermato espressamente nel testo unico stupefacenti, e quindi vuol dire estendere anche a chi coltiva canapa senza THC e senza efficacia drogante, perché oramai l'efficacia drogante sotto lo 0,5 è un principio acclarato nei tribunali, a tossicologia forense, e quindi vuol dire creare situazioni di superamento inevitabile, essendo canapa industriale, dell'ingente quantità, e quindi io mi preoccupo di misure cautelari personali oltre che reali, quindi, che si potranno verificare, per poi andare in un tribunale, accertare che questa canapa ha un valore di THC inferiore allo 0,5, quindi non è droga, e quindi moltiplicare i procedimenti giudiziari con tutto ciò che ne consegue, e il fine è chiaro, è quella di tagliare in toto la filiera. Io non posso che stigmatizzare, il termine giusto, interventi che ho visto anche da parte di esponenti della precedente legislatura che avevano avuto ruoli anche importanti nel governo, e in cui si sostiene non cambia niente rispetto a prima, non pregiudica la filiera. Questo non è vero, perché per prima cosa se
prima si potevano avere interpretazioni contrastanti e i tribunali ci hanno detto che la canapa è una pianta intera senza distinzioni tra parti della pianta, oggi diventa una legge e viene esplicitata, quindi è una vicenda che inevitabilmente andrà purtroppo o per fortuna, aggiungo, a essere valutata nei tribunali con una serie di azioni che anche come associazione a categoria inevitabilmente faremo per portare la questione o in Corte Costituzionale o dinanzi alla Corte di Giustizia europea, perché come giustamente è già stato sottolineato, il mercato comune era i principi del mercato comune che non limitano l'uso di nessuna parte della pianta. E faccio un esempio che spesso abbiamo fatto anche con l'Associazione Europea anche a Bruxelles. Nemmeno l'oppio si differenziano parti della pianta. Cioè una sostanza o è stupefacente se lo è per l'effetto e l'uso che ne viene fatto. Non si può a priori selezionare e sezionare una pianta, alcune parti escluderne la possibilità di coltivazione a priori, e quindi una vicenda che inevitabilmente incide e viola il mercato comune, a maggior ragione, e concludo, se consideriamo che a livello europeo, senza nemmeno chiamare in causa la Germania o stati che hanno fatto una scelta politica diversa, ma siamo in procinto a che l'autorità alimentare europea autorizzi il CBD ottenuto anche da fiore, dalla pianta intera, come alimento, mi immagino che cosa succederà in un mercato comune dove l'autorità europea autorizza la produzione di questo prodotto. E quindi succederà con questa legge che si può produrre negli altri stati membri, circoleranno in Italia in forza della libera circolazione delle merci, ma in Italia non si potrà produrre, a danno proprio di quel Made in Italy che tutti cerchiamo di esaltare e tutelare. Grazie. Grazie all'avvocato Bulleri. Tommaso Battista, presidente di Copagri. Grazie per questa conferenza stampa, perché noi in qualità di rappresentanti delle aziende agricole siamo molto preoccupati, perché molti agricoltori adesso sono in grossa difficoltà dopo aver investito tanto per questo settore. Tra l'altro si è già detto prima le potenzialità di questo settore riguardo alla cosmetica, ma non solo, parliamo anche di bioedilizia, dei filati per abiti, ma soprattutto la cosa a cui noi ci teniamo a precisare che la canapa è fondamentale per l'ambiente, per tutelare la biodiversità, perché ad esempio non è resistente ai parassiti e quindi non c'è bisogno dell'utilizzo dei fitofarmaci, assorbono sostanze inquinanti dal terreno, la cosiddetta fitodepurazione, e prevengono l'erosione del terreno e riducono le emissioni di carbonio. Ultima utilità per quanto riguarda l'ambiente è che hanno bisogno di poca acqua. Questi sono tutti aspetti previsti dal Green Deal, dalla nuova PAC, quindi se noi stiamo cercando di dotarci nelle aziende che seguono altri comparti mezzi che rispettino l'agricoltura di precisione, con la coltura della canapa questo non serve. Le nostre aziende sono soprattutto formate da giovani che, appunto, essendo propensi all'innovazione e all'intraprendenza, hanno investito. Aziende che coinvolgono migliaia di lavoratori che adesso sono in grosso pericolo per il loro posto di lavoro. E corriamo il rischio della delocalizzazione, perché ovviamente le aziende che ormai si sono strutturate punteranno a esportare sia la tecnologia che hanno nel frattempo, su cui hanno investito, e anche la professionalità che in questi anni hanno acquisito. Noi che cosa chiediamo? Che sia ripristinato subito il tavolo di filiera della canapa, perché si possa discutere di come ad esempio
sottoscrivere un protocollo insieme alle forze dell'ordine. Ricordiamo che il tavolo di filiera della canapa è già istituito, dal quale fanno parte il Viminale e il Ministero della Salute, oltre ovviamente alle organizzazioni professionali, e lì appunto parlare di un protocollo dove poter definire quali potrebbero essere gli aspetti da seguire per evitare che in sede di ispezione si blocchino le aziende, tutto concordato, ripeto. Questo è importante perché garantirebbe soprattutto le aziende. Così corriamo il rischio di vedere svanito un investimento di grossa consistenza da parte dei giovani agricoltori che noi puntiamo sempre a coinvolgere nell'agricoltura, che sono sempre di meno. Grazie. Grazie davvero, 3 minuti esatti. Ivan Nardone di Area Economica CIA. Grazie per l'invito, porto le scuse, i saluti e gli auguri di buon lavoro del Presidente Nazionale di CIA Agricoltori Italiani Cristiano Fini, che come avete visto in questi giorni, mesi, anni, si è speso molto anche a livello stampa a difesa di un settore come quello del settore agricolo e dei produttori di canapa che oggi vivono un elemento di forte ma forte preoccupazione. Preoccupazione che abbiamo come gruppo dirigente di CIA soprattutto dalle assemblee che abbiamo fatto nel corso di questi mesi e giorni con i nostri associati, come ricordava l'onorevole Maggi, giovani e giovanissimi. In un settore come l'agricoltura, dove l'età media dei conduttori di azienda è di 64 anni ed appena il 5% dei titolari di aziende ha meno di 35 anni. Nella canapa noi proviamo a reinvertire la tendenza che questo settore ha riportato giovani e giovanissimi in agricoltura. Ed è chiaro che questo provvedimento pone dei problemi non irrilevanti. Io ringrazio dell'impegno e del lavoro meritorio che ha fatto l'onorevole Maggi, Quartini, Mauri. Sono deputati che non incrociamo spesso nella nostra attività del mondo agricolo, perché si occupano di altri. E noi ci siamo trovati molto spiazzati, noi, quanto come rappresentanti del mondo agricolo, ci siamo dovuti confrontare con un disegno di legge che si occupa di materie apparentemente a noi lontane. Blocchi stradali, occupazione di case, castrazione chimica, insomma, che il mondo agricolo di solito è abbastanza lontano da queste tematiche, e invece ci siamo trovati pienamente coinvolti. Di un settore estremamente legale e interessante, io faccio alcuni esempi proprio perché abbiamo pochissimo tempo. Un giovane agricoltore che decide di fare questo mestiere ha un contributo del primo insediamento, come dicono quelli bravi, presenta un business plan nei confronti delle istituzioni per avere un contributo come primo insediamento, e lo ha, gli viene riconosciuto quell'investimento. Questo agricoltore fa un corso da florovivaisto finanziato dalle regioni, intervento pubblico. Questo agricoltore ha un premio comunitario come coltivatore di canapa attraverso la politica agricola comunitaria. Ha un piano regionale, un contributo regionale nei piani di sviluppo rurale perché magari fa una pratica ambientalmente sostenibile, perché essendo giovane è molto sensibile a quelle tematiche lì. Questo agricoltore compra delle sementi certificate, è obbligato a comprare dei semi certificati. Certificati da chi? Dal Ministero dell'Agricoltura, che certifica la legalità di quei semi e che quell'agricoltore è l'unico seme che può coltivare. Questo agricoltore nel suo lavoro ha degli sconti sul gasolio agricolo, perché fa l'agricoltore quel prodotto lì. Quanto questo agricoltore che ha fatto tutta questa trafila ha avuto anche degli ingenti finanziamenti legittimi, pubblici, alla pari di altri agricoltori? Ha un prodotto totalmente legale, ha il suo prodotto che sta raccogliendo in questi giorni, quel prodotto gli viene riconosciuto come legale ma diventa illegale alla destinazione d'uso. Capite che la cosa è estremamente complessa dal punto di vista di chi fa impresa. Ha un prodotto legale, con il THC sotto 0,5, come diceva la letteratura scientifica, l'avvocato Bulleri che insegna a noi tutti qualsiasi cosa, ma dopo la destinazione d'uso diventa illegale. E guardate, la questione che è importante dal punto di vista del reddito degli agricoltori, la questione del fiore legato alla canapa light, assolutamente una destinazione d'uso che dà soddisfazione anche di natura economica, ma qui parliamo di mettere in discussione delle filiere industriali, agroindustriali veramente complesse e complicate. Pencate il tempo, veniva detto, degli estratti di CBD, parleranno dopo degli agricoltori e lo spiegheranno per bene, il potenziale degli integratori alimentari,
il potenziale dal punto di vista del florovivaismo e anche, come diceva il Presidente Croce, che spesso la parte più pregiata di quella pianta, che è il fiore che dà maggior valore aggiunto, permette a quell'agricoltore di poter sviluppare anche altre parti di quella pianta che altrimenti non sarebbero redditizie nel campo della fibra tessile, nel campo della bioedilizia, tutte materie oggi al centro del dibattito per quanto riguarda la transizione ecologica. Noi pensiamo che il governo, le forze parlamentari, possano avere ancora uno scatto di poter affrontare questa tematica non in maniera ideologica, ma con gli operatori del settore, esattamente come veniva ricordato prima, attraverso un tavolo interministeriale che è all'interno del Ministero delle Politiche Agricole e che penso che da quando c'è stato questo governo non sia stato mai convocato, e invece io penso che quello sia un luogo di approfondimento dove tutta la filiera possa fare in modo che questo settore possa essere rilanciato. Grazie. Grazie davvero, ed è molto efficace il racconto di quello che può accadere oggi in questo paese a un giovane agricoltore o a una giovane che intraprendano questo percorso di formazione e poi anche di costruzione di un'impresa agricola e poi si trovano di fronte a un provvedimento del genere. Purtroppo il tavolo dovrebbe essere il luogo giusto nel quale si costruisce anche una politica pubblica per favorire e per sostenere un settore, poi non dovrebbe accadere che in un altro provvedimento dedicato a tutt'altro arrivino misure di questo tipo. Allora andiamo avanti con Jacopo Paolini, Confagricoltura. Allora, innanzitutto grazie per la possibilità di partecipare a questa conferenza come portavoce di Confagricoltura per tutti quei giovani agricoltori, nonostante la barba, che da un po' di anni investono in questo settore e ci credono, soprattutto nelle aree depresse. Noi siamo in zona di montagna. Brevemente volevo soltanto premettere, prima di andare nel concreto, che negli ultimi anni la proposta elettorale dell'attuale governo si fondava su questi punti: incentivi all'imprenditoria femminile e giovanile, in particolare nelle aree depresse, tutela e promozione del Made in Italy con riguardo alle tipicità delle eccellenze italiane, tutela delle specificità e delle eccellenze agricole italiane e loro promozione su mercati esteri. Quindi, senza dilungarci troppo su effetti droganti o non droganti che, come ha spiegato l'avvocato, non ci sono, volevo ricordare questo. Ad oggi il 65% delle aziende che lavorano nel settore della canapa sono under 40. Quindi si sta assistendo a un ritorno nelle campagne di giovani, una cosa che penso non si vedeva da oltre 30 anni. E soprattutto nelle aree depresse, io parlo proprio perché noi lavoriamo in quelle aree e vediamo che giovani si avvicinano alla canapa, riescono a stabilizzarsi e poi espandono, passano all'uva, passano all'aglio, quindi c'è proprio una nuova passione per l'agricoltura. Oltre a questo parliamo del Made in Italy che deve essere valorizzato all'estero. Nonostante c'è questa battaglia in Italia, vorrei ricordare, perché appunto stando sul campo queste cose si vedono, che all'incirca il 70% di quello che si produce in Italia va all'estero. I principali clienti sono svizzeri, sono tedeschi, sono spagnoli, sono austriaci. Quindi si cerca di valorizzare il Made in Italy all'estero in che modo? Con un prodotto che è di altissima qualità e che ci invidiano, perché come si coltiva la canapa in Italia, purtroppo, per fortuna, non si coltiva da nessuna parte. Un altro punto che è importante è appunto le aree depresse. Ricordiamo che utilizzando tutta la pianta non servono grandissimi appezzamenti. Ci sono coltivazioni per seme, coltivazioni per fibra che vanno anche 50-70 ettari, ma quando si coltiva tutta la pianta bastano 3-5 ettari per andare al reddito. E soprattutto nelle aree depresse, soprattutto nelle aree dove non si ha a disposizione grandi appezzamenti, questa cultura sta dando nuova vita e nuova speranza. Detto questo, vorrei soltanto ricordare che questo emendamento non va a colpire la filiera della canapa, va a colpire gli agricoltori. E gli agricoltori da sempre sono quelli che guadagnano di meno e sono quelli più bastonati. Quindi non c'è veramente una volontà di andare a regolarizzare un prodotto, ma semplicemente ci si accanisce contro il settore agricolo. E questo è davvero grave per chi ha la speranza in questo settore. Quindi se questo emendamento verrà approvato, cosa accadrà? Uno, che il settore si bloccherà, perché naturalmente, cioè, da diventare da agricoltori a spacciatori
soprattutto persone che hanno famiglia, soprattutto persone che hanno mutui, non è facile, quindi magari si blocca tutto. E due, gli imprenditori che fanno? Vanno all'estero, perché si vuole bloccare l'offerta in Italia, ma la domanda non si bloccherà, anzi la domanda per chi lavora cresce ogni anno a due cifre, cresce del 30, 50, 70% e la domanda verrà soddisfatta, non verrà soddisfatta dall'Italia? Peggio per l'Italia. Quindi noi che cosa chiediamo ad oggi? Uno, chiediamo il ritiro dell'emendamento, che sappiamo che è una cosa abbastanza difficile. Se questa cosa non fosse possibile, almeno che ci fosse una deroga almeno a fine anno, perché ricordiamo che nel 2024 tanti imprenditori come quelli che oggi rappresento hanno investito anche in importanti coltivazioni e ritrovarsi a settembre adesso con un prodotto illegale in casa è un disastro. Quindi si vuole distruggere, ripeto, non la filiera ma l'agricoltura? Ok, facciamo finire questo anno, diamo la possibilità a padri e madri di famiglia di portare a casa l'investimento di un anno. Dall'anno prossimo poi il governo pubblicamente dirà che questo settore non è redditizio, ma magari se ci portano anche delle prove ci farebbe piacere, e l'anno prossimo si vedrà. E per quanto riguarda il tavolo di filiera, volentieri, ripristiniamolo, però questa volta mettiamoci dei rappresentanti del settore agricolo, perché tante volte vediamo rappresentanti di altri settori, il settore agricolo, che ripeto è quello il vero motore, non viene mai adeguatamente rappresentato. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che ci sia un rinnovato interesse verso questo settore che dà speranza a tanti giovani. Grazie. Grazie a Jacopo Paolini di Confagricoltura. Marco Tosi, Associazione Nazionale Florovivaisti. Allora, innanzitutto rinnovo ancora il ringraziamento soprattutto alle associazioni di categoria che da anni ci difendono, in primis la CIA che dal 2018 ci segue. Io sono Marco Tosi, sono un imprenditore agricolo, sono coordinatore per la Lombardia dell'Associazione Florovivaisti Italiani e vorrei partire dal titolo di questa conferenza, che è Salviamo la canapa industriale italiana. Infatti siamo qui a cercare di trasmettervi proprio l'importanza di lasciare lo sviluppo di questa filiera agricola in mano a noi giovani imprenditori agricoli. E finalmente ci compiacciamo del fatto che si parli di sicurezza in maniera abbinata alla canapa, perché la sicurezza, che è molto importante nel nostro settore, in cui noi crediamo molto, purtroppo ad oggi viene utilizzata come arma nei nostri confronti. Infatti noi siamo imprenditori agricoli come tutti gli altri, come ben sapete, nonostante all'inizio della nostra carriera, nei primi anni, l'accesso al credito per il nostro settore non fosse una sicurezza per nulla e non fosse una sicurezza per nulla neanche tutti gli investimenti che noi stavamo cercando di portare all'interno del settore, perché purtroppo quello che è avvenuto negli anni successivi ha dato dimostrazione che la sicurezza ci è sempre stata tolta. Più volte noi abbiamo richiesto a questo settore e agli esponenti di governo di normare in maniera chiara e ben definita e inequivocabile il nostro lavoro e fino ad oggi però, come è stato detto dai precedenti esponenti, dobbiamo rilevare che queste legislazioni non sono mai state portate avanti. Infatti quello che noi abbiamo sempre richiesto a questi esponenti di governo, purtroppo, signori, chiedo scusa ma sono estremamente emozionato per questo intervento, perché purtroppo ho investito 8 anni della mia vita all'interno di questo settore e li ho investiti, al di là del discorso economico, mettendoci davvero tutto l'impegno e tutta la passione che un imprenditore agricolo può portare all'interno di un settore molto difficile. La nostra attività, quando è iniziata, ha preso in gestione delle serre dove dei ragazzi tendenzialmente spacciavano eroina, si bucavano, abbiamo trovato dei cucchiaini all'interno delle nostre serre, insomma situazioni veramente complesse. Abbiamo portato a Gessate, un paese in provincia di Milano, un paese conosciuto per essere estremamente complesso a livello di vita, una situazione di benessere per i ragazzi che lavorano all'interno della nostra azienda
e davvero non capiamo per quale ragione si porti avanti questa azione completamente negativa, priva di qualsiasi beneficio nei confronti del nostro settore. Io chiedo ancora scusa, avevo preparato delle argomentazioni completamente diverse, purtroppo l'emozione ha fatto il suo gioco. Grazie mille, grazie di tutto. Scusatemi ancora, grazie. Fabio Roggiolani, presidente di Ecofuturo. Non è ancora arrivato per l'istazione come altro. È una giornata particolare, scusate. Allora, Francesco Ferrante. C'è Mattia Cusani. Di Kyoto Club e poi recuperiamo Mattia Cusani di Canapa Sativa Italia. Io sarò più breve di chi mi ha preceduto, perché chi mi ha preceduto rappresenta gli agricoltori e quelli che conoscono la materia bene e sono quelli colpiti da questo provvedimento, che è frutto dell'iconoclasta attenzione al tema che fa piazza pulita anche di cose che non c'entrano nulla, a prescindere che sul tema pure si potrebbe parlare a lungo, però insomma, restando su quello, perché il Kyoto Club? Perché il Kyoto Club è un'associazione non governativa i cui soci sono imprese che, come dice il nome, il Kyoto, hanno pensato che la questione ambientale non fosse soltanto un vincolo da rispettare, ma anche un'occasione di economia, di sviluppo. Allora, questo è un caso proprio straordinario. È stato spiegato da loro, meglio di quanto avessi potuto fare io, quanto la coltivazione della canapa, da ogni punto di vista, è una coltivazione positiva. Dal punto di vista del saldo ambientale è positivo per l'economia circolare, per l'assorbimento di CO2, da qualsiasi parte, dalla pratica agricola che consente di coltivare quel prodotto. Quindi è del tutto evidente che punire come si fa e impedire come si fa con questo emendamento quel tipo di coltivazione va contro anche la questione ambientale, ma soprattutto è mina quella cosa che ha detto meglio di quanto si potesse fare chi mi ha preceduto, perché ha raccontato un'esperienza personale, mina il fatto che ci siano delle persone che hanno deciso di investire su quello, investire per dare una possibilità al territorio, all'ambiente, a un'economia diversa, e che vengono penalizzate ingiustamente per una cosa che non ha alcun senso dal punto di vista scientifico, politico, anche geografico, per dire, se vogliamo parlare di gessate. Grazie. Allora, Mattia Cusani, presidente di Canapa Sativa Italia. Buon pomeriggio a tutti, sono Mattia Cusani, il presidente dell'Associazione Nazionale Canapa Sativa Italia. Siamo un'associazione professionale di imprese che unisce oltre 230 attività agricole e negozianti. Oggi sono qui perché sicuramente, ovviamente, come associazione di produttori e commercianti non solo condividiamo questa battaglia, ma per noi è esistenziale, letteralmente. Però in realtà siamo anche qui perché siamo convinti che questa battaglia non si possa sicuramente perdere oggi. È chiaro che ci sono una serie di sfide che dobbiamo affrontare, che sono soprattutto quella di superare questi pregiudizi che poi sono ideologici sulla cultura, perché, come è stato spiegato in maniera sufficientemente chiara oggi, questo provvedimento non si applica alla marijuana, si applica alla canapa industriale, fin anche sulle fibre e sui semi, impedendone la coltivazione. Quindi rileviamo che si può assistere a un attacco diretto, paradossalmente, del Ministero degli Interni rivolto al Ministero dell'Agricoltura.
perché qua stiamo parlando di fare campagna elettorale su un tema che è quello della circolazione stradale e sicurezza pubblica, che con la canapa industriale non c'entra niente, mentre invece, come abbiamo visto, è un tema che poi dopo ricade su quella che sicuramente è la parte di sostegno del Ministero delle Politiche Agricole, che sono le imprese, cioè sono le organizzazioni di categoria che con noi per fortuna sono state oggi e anche nei periodi passati a manifestare questa incongruenza. Una legge che vorrebbe cancellare le leggi regionali degli ultimi anni, i bandi già vinti da diverse aziende. Ci sono realtà che esistono solo per la produzione di canapa industriale, hanno ricevuto finanziamenti, hanno stipulato contratti. Chi restituirà questi investimenti? Cioè i macchinari che possono essere utilizzati solo per la canapa industriale, chi li pagherà? I contratti e soprattutto le coltivazioni. Quando si è deciso di non coltivare più tabacco, si è previsto per diversi anni il disaccoppiamento. Nella canapa industriale, una coltura che può portare fino a 30.000 euro a ettaro, cosa si prevede di fare? Per quei 4-5.000 ettari restituire questi soldi ai produttori? Perché non si fa nulla di quello che le istituzioni prevederebbero come tutti quei passi necessari e fondamentali per evitare un danno nel dubbio alle aziende? Noi infatti cosa abbiamo fatto? Abbiamo denunciato letteralmente questo provvedimento all'Europa, perché non è stato notificato alle istituzioni europee, e questo passaggio è fondamentale, ma non perché l'Europa debba sapere, perché l'Europa ha il compito di verificare l'uniformità e la capacità di una normativa nazionale di essere diciamo coerente con il libero scambio, e quindi di evitare eventuali provvedimenti sbagliati. Quindi stiamo parlando di tutte le necessarie e adeguate procedure per evitare un danno alle aziende. Qui non si sta seguendo nessuna procedura, quindi noi chiediamo di ritornare coi piedi per terra, di rendersi conto che oltre 30.000 lavoratori non possono essere abbandonati da un giorno all'altro senza motivi. Quindi chiediamo di essere seri e di smetterla con questo dibattito ideologico che non riguarda la canapa industriale. Grazie. Grazie a te Mattia. Dovremmo avere adesso in collegamento Massimo Senini, titolare di Senini Group. Non so se è attivo il collegamento per un breve intervento. Sì, mi dicono di sì. Deve attivare il microfono. Ah no, devo spegnere io questo. Ci senti Massimo? Se no procediamo e vediamo di recuperarlo. Intanto andiamo avanti con Emanuele. Posto. Ecco Massimo posto. Senini, a te la parola, vai. Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole Maggi di questa opportunità, e ringrazio anche tutti i presenti per l'interesse a questo argomento. Allora, noi, parlo della nostra azienda, abbiamo investito dal 2015 parecchio in questo mercato della bioedilizia e produciamo mattoni in canapa, adesso me ne sono messo con uno in patta per capirci, per fare case e cappotti. La canapa viene utilizzata facendo una mescola con della calce aerea. Quindi noi utilizziamo la parte del canapulo, faccio vedere così com'è, che è la parte dello stelo della pianta, viene tolto la fibra che va nel tessile, il seme che va nel settore alimentare e fanno le farine di canapa e l'olio ricco di omega 3, e noi utilizziamo di fatto questo scarto. Abbiamo un mercato oggi che ha raggiunto come produzione i 1000 metri cubi mese, che sull'anno superiamo i 10.000 metri cubi. Tradotti in peso sarebbero 1000 tonnellate all'anno, ma con una crescita della media del 25%. Diamo lavoro come azienda, come gruppo, a circa 200 persone, tra una settantina di dipendenti, una trentina di agenti e vari artigiani che collaborano con noi, perché facciamo poi anche la posa in opera dei nostri prodotti, sia come mattoni, ma anche come viene utilizzata anche come spruzzo per gli intonaci. Abbiamo oggi già realizzato
oltre 600 abitazioni, ricevendo i complimenti dai clienti, perché quando si fa l'involucro con la canapa e calce, che è un prodotto naturale, i nostri clienti parlano di comfort, di benessere. C'è addirittura una signora che dice che ci sono andati via i dolori dei reumatismi nei gomiti, l'altra che si è accorta che c'è il clima migliore dentro casa perché toglie l'umidità. Ed è una cosa eccezionale. In più, come dicevate prima, la pianta di canapa ha la capacità di togliere 4 volte in più la CO2 dall'atmosfera, quindi noi grazie a questo abbiamo ottenuto anche il certificato dell'EPD, quindi più blocchi in canapa produciamo, più CO2 dall'atmosfera togliamo, e quindi siamo in un'azienda attiva per il bene dell'ambiente. E questa è una cosa molto importante per noi, perché come azienda siamo anche, abbiamo la certificazione ISO 14001, proprio per essere ligi alla certificazione di fare dei prodotti ambientali. E quindi mi metto a disposizione, adesso oggi per la prima volta entro in questo dibattito, in questo argomento, però sono anche disponibile a fare anche ulteriori azioni concrete per il bene di tutta la filiera. Tra l'altro noi la canapa fino a ieri la prendevamo dalla Francia e pochissimo dall'Italia. Da quest'anno, da settembre, abbiamo 2 fornitori, tra cui Assocanapa, che ci ha detto che da settembre inizieranno a fornirci, e quindi diventa una filiera col circolo tutto qua in Italia, che sarebbe il nostro obiettivo. E poi è una cosa molto importante che il nostro mattone viene venduto anche all'estero. Noi ad agosto abbiamo caricato parecchi container per l'Australia, abbiamo venduto in Colorado, abbiamo venduto in Svezia, in Irlanda, Inghilterra, quindi è un prodotto che viene riconosciuto, e poi fanno i riordini, quindi è una cosa che va in crescita, perché la bontà del prodotto parla da solo, ed sarebbe veramente un peccato interrompere un qualcosa che sta prendendo piede in maniera solida in un'edilizia dove, se non ci siamo noi, vanno a fare i cappotti col polistirolo, polistirene, che creano un involucro intorno a casa infiammabile, che quando producono bruciano CO2 in atmosfera. Chi ci abita si fanno le muffe all'interno e comunque non fanno bene alla salute. Quindi andiamo a dare una soluzione molto positiva e ambientale, per una soluzione concreta con questo nuovo prodotto. Grazie. Vi ringrazio ancora della disponibilità, del tempo che mi avete dato, e confido che questa cosa vada avanti in maniera positiva, che si prosegua e che si continui a poter lavorare con il mondo della canapa. Tra l'altro, giusto che non l'ha detto nessuno, l'Italia negli anni 30 era il secondo produttore di canapa al mondo, e ci sono dei bellissimi video su YouTube della Lucek, fatti proprio dall'impero di allora, che racconta la qualità della canapa italiana. Veniva la canapa industriale, veniva usata per fare le corde, le fibre, i tessuti, mille usi. Quindi questo effettivamente potrebbe essere un ultimo tentativo che facciamo, diciamo così, mostrando come l'impero aveva una maggiore apertura, almeno da questo punto di vista. Andiamo avanti, grazie davvero a Massimo Senini per la testimonianza del mondo imprenditoriale di quel particolare settore di prodotti per l'edilizia a base di canapa. Emanuele Bertolotti di Silfib, prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono Emanuele Bertolotti, amministratore e cofondatore di Silfib SRL, che è una startup innovativa nel settore della trasformazione delle fibre di canapa, appunto. Il mio contributo sarà molto veloce, più che altro per identificare quelle che sono le conseguenze di questo emendamento nel settore industriale, soprattutto delle fibre, quindi delle paglie, dette comunemente paglie. Fino ad oggi noi abbiamo avuto la fortuna di poterci approvvigionare dal mercato italiano, quindi di sfruttare materia prima italiana, che, come è stato detto, ha una qualità completamente diversa rispetto a tutta l'alta fibra presente oggi a livello quantomeno europeo. L'emendamento ovviamente va a toccare, anche se forse in via indiretta, il nostro settore,
gli agricoltori ovviamente verranno, giustamente, limiteranno magari la coltivazione della pianta e noi saremo costretti per sopravvivere ad approvvigionarci ovviamente su settori esteri, favorendo così mercati esteri, favorendo lo sviluppo di tecnologie su mercati esteri e quindi in poche parole noi rimarremo un po' al palo. Noi, è stato detto più volte, di un marchio che ha un valore inestimabile riconosciuto a livello mondiale che è il Made in Italy. Le fibre vengono utilizzate principalmente nel settore tessile e non devo dirvi io l'importanza del Made in Italy in questo settore. La fibra di canapa ha una versatilità pazzesca che non vi racconto in questo momento perché non abbiamo tempo, ma non solo. Ci sono paesi all'estero che stanno investendo e anche in maniera massiccia su questo settore, non lontano da noi tra l'altro. E questo per me è, cioè con questo emendamento l'Italia rischia di rimanere un passo indietro e di perdere un'opportunità competitiva a livello internazionale. Ed è un vero peccato, perché stanno investendo in tecniche di coltivazione, di raccolta, di produzione, di trasformazione. Noi nello specifico abbiamo un sistema di macerazione delle fibre che oggi nessuno in Europa, se non al mondo, utilizza. E dovremo, ripeto, approvvigionarci all'estero, cosa che per me è una cosa assurda. Per me è fondamentale mantenere una distinzione tra uso industriale e altre questioni, proprio per evitare di andare contro e di perdere fondamentalmente migliaia di posti di lavoro e di perdere la fibra di canapa che dal punto di vista di sostenibilità ambientale è e sarà un pilastro futuro. Chiudo semplicemente dicendo che la canapa per me è una materia prima del futuro e non possiamo permetterci di perderla oggi. Io credo che se vogliamo veramente costruire un'economia sostenibile bisogna e si deve avere il coraggio di distinguere tra pregiudizio e innovazione. Grazie. Grazie Emanuele. Marco Sereno di Canapa della Salute e poi si prepara Marco Quilleri. Buongiorno a tutti, sono Marco Sereno, legale rappresentante di Canapa della Salute. Sono molti anni che ci occupiamo di cannabinoidi per uso animale. I cannabinoidi sono calettati su dei nostri recettori. Questi recettori li ha l'uomo, li hanno tutti vertebrati sostanzialmente, per cui tutta la zootecnia, l'allevamento, gli animali pet da compagnia si possono curare con i cannabinoidi, i terpeni, i cannaflavonoidi. Tenete presente che la canapa produce 400 tipi di sostanze che vanno a agire su un sistema di recettori che è ubiquitario. Quindi se si moltiplica 400 sostanze per l'ubiquità dei recettori, potete capire che la finestra di azione delle terapie basate sulla canapa praticamente è enorme. Questo dà fastidio non tanto altro che potrebbe portare via, diciamo, una fetta importantissima di quello che è la farmaceutica, che come sapete ha ottimi avvocati, ottime condizioni, ottime lobby che influenzano e determinano più che quanto possiamo pensare di determinare noi. Io ho 66 anni, sono laureato, sono padre, sono nonno e a settembre andrò in Slovenia e ci porterò la mia ditta con la speranza di poterci portare la mia famiglia. Mio padre era partigiano, io mi sento profondamente antifascista e in questo paese non fa più per me. Ci ho detto, auguro ai giovani, ne ho visto uno, abbiate la forza di andare via, perché con la vostra esperienza, e ne avete fatta e bene, potete fare meglio in posti dove vi lasceranno lavorare, più che qua, e non vi fermeranno. Siete stati bravissimi, non è una sconfitta, è una dittativa che porta decine di migliaia di euro tutti i mesi a casa e lo farò altrove. Mi spiace, ma questa è una condizione che si è creata, no? E raccomando ai giovani di continuare, perché la strada è giusta, perché è non solo una prospettiva per l'ecologia, ma anche per la cura. Noi abbiamo curato migliaia di animali con risultati che si sono dimostrati efficienti
e non hanno avuto nessun tipo di controindicazione, a differenza dei farmaci. Anche in cure per, diciamo, che non si possono quasi dire, no. Come la canapa, si sa, genera apoptosi, no, che è il suicidio naturale delle cellule alterate. Quindi stiamo perdendo moltissimo, stanno perdendo i nostri vecchi, che potremmo curare per l'Alzheimer, il Parkinson, in una maniera facile, facendo noi i farmaci, perché la botanica fa questo, non è la chimica. Sapete benissimo che la coltivazione genetica della pianta, di come influisce, non è la gestione chimica del prodotto. Noi in questi anni abbiamo sviluppato una qualità eccezionale di prodotto, abbiamo fatto anche le macchine per fare questi prodotti, abbiamo ricevuto i complimenti delle ASL tutte le volte che sono venute a farsi i controlli. Noi seguiamo i regolamenti e il mangime è un regolamento europeo, la legge 183 sui mangimi. Questa cosa che fermerà questo violerà la legge e noi denunceremo l'Italia, no, per infrazione. E questa è una promessa. Grazie. Grazie a Marco Sereno. Marco Quillerie, agricoltore, poi Carlotta Canavesio, presidente di Assocanapa. In collegamento. Buongiorno a tutti, sono Marco Quillerie, presidente del gruppo PURE. Collegandomi all'intervento del signore, se sono qui oggi perché spero che qualcosa possa cambiare positivamente per noi, per il nostro settore. E spero e credo molto nel Paese Italia in questo, visto che siamo oggi leader del mercato, e ho fiducia in chi governa e chi è anche all'opposizione per poter fare comunque una sana e corretta lotta politica al fine di tutelare il nostro settore. Venendo a noi, noi siamo attivi dal 2016 appunto con l'uscita, l'emanazione della legge 242, abbiamo deciso di investire nella canapa, anche se noi non eravamo imprenditori agricoli, quindi come è stato detto prima, tanti giovani si sono avvicinati al mondo agricolo proprio perché abbiamo colto un'opportunità. Secondo noi, secondo il nostro punto di vista, la canapa rappresenta per diversi ambiti industriali davvero un'opportunità, un vento di freschezza che abbiamo potuto già sperimentare con i risultati ottenuti nei primi anni, davvero offre tanto a chi decide di dedicare tutta la sua vita con grande sacrificio a questa attività. E, parlando del nostro gruppo, noi appunto abbiamo diversi tipi di coltivazioni, una in indoor, una in serra, abbastanza importante, e poi campo aperto. E l'obiettivo è quello di ricoprire tutta la filiera, riuscire a fornire così chi come il signor Senini si occupa di bioedilizia, ma anche chi invece compra i nostri prodotti per poi rivenderli all'estero, specialmente sotto forma di prodotti ludici. Perché appunto non c'è nulla di male, non c'è nulla di cui vergognarsi nel produrre canapa industriale per poi vendere un prodotto che sappiamo non ha nessun tipo di efficacia drogante. E, ho sentito parlare di tante cose, ma oggi sono qui specialmente per mostrare, da diciamo socio fondatore del mio gruppo e soprattutto imprenditore responsabile, la mia forte preoccupazione per tutti i collaboratori che abbiamo, sia fissi sia chiamata. Il nostro gruppo più o meno ha 30 collaboratori fissi tutto l'anno e circa 40 che a chiamata durante l'estate ci aiutano a portare avanti i nostri processi. Sono veramente preoccupato per queste persone, sono preoccupato per le loro famiglie e non mi aspetto che questo decreto possa arrivare al suo compimento, perché sarebbe davvero una sconfitta importante per quanto mi riguarda, perché non sarei stato capace di difendere chi con me ha fatto questo percorso e chi con me ha deciso di portarlo avanti negli anni. Voglio fare solo un esempio: in produzione da noi nella Serra c'è un signore che da Milano ha deciso di trasferirsi a Brescia, perché noi siamo di Brescia, ha venduto casa, ha spostato 3 figli, è venuto con la moglie e io non so davvero come giustificare questa situazione a questi collaboratori. Quindi prego chi ha le competenze e il potere di farlo, di davvero guardare con un occhio serio al nostro settore. Questa è un'occasione per costruire, non per distruggere. Ci sono delle problematiche del settore che conosciamo. Vediamo insieme, visto che siamo imprenditori seri,
di costruire una rete sempre più ufficiale, sempre più trasparente. Grazie a tutti. Grazie. Dovremmo avere in collegamento Carlotta Canavesio. Non so se c'è, mi dicono che c'è. Sì, che c'è. Prego. Ringrazio per l'invito, ringrazio soprattutto la presenza di tutti voi in sala, vi siete attivati, partecipazione per questa battaglia. Come ho detto, mi presento, sono Carlotta Canavesio, presidente di AssoCanapa Nazionale, associazione storica per lo sviluppo della canapa industriale in Italia. Non mi dilungherò in materia giuridica, in quanto i colleghi penso abbiano fatto già un ottimo lavoro e abbiano curato la materia in modo accorto e fattuale, e non mi dilungherò neanche a elencare tutti i benefici intrinsechi della canapa, come alcuni colleghi dell'associazione di categoria hanno già bene spiegato. Porto qui invece il parere maturato da anni di lavoro sul campo, da anni di confronto con gli operatori del settore, il parere di chi ha visto il settore rinascere e chi ha anche partecipato allo sviluppo della 242. I cambiamenti proposti da questo emendamento sono dannosi, sono fuori contesto e mancano di un'opportuna considerazione del funzionamento e delle potenzialità di questa filiera. Solo un inciso, la 242 è una legge che è stata pensata per fermarsi al campo, per tutelare l'agricoltore, stabilire dei controlli, promuovere l'uso della canapa. Non è una legge che deve andare a regolare la manifattura o commercializzazione specifica di alcune parti della pianta al dettaglio. Inoltre è una legge che più volte sottolinea l'uso esclusivo delle varietà registrate nel catalogo europeo, quindi di varietà che l'Europa ha già certificato come legali, innocue, nella loro interezza. Quindi riteniamo che una legge del genere, con divieti, modifiche che portano a divieti, non sia soltanto superflua, ma anche contraddittoria con la legge stessa. In ogni caso, oltre al danno, come vediamo, a un settore forte e in crescita, a un settore che può fare da volano ad altre industrie della canapa, come nell'alimentare, nello zootecnico, nell'edilizia, nella cosmesi, è necessario per noi rendersi conto come anche solo la proposta dei mesi passati di questo emendamento stia già portando grossi effetti indotti, danni su tutto il settore della canapa italiana. Riceviamo dalle aziende che si rivolgono a noi segnalazioni che vi è diffidenza da parte delle banche a dare investimenti, dare finanziamenti, che le camere di commercio non se la sentono di registrare marchi, le assicurazioni, gli enti certificatori non vogliono collaborare, le ditte di spedizione e corrieri non prendono a carico prodotti in canapa di qualsiasi specie. Per osmosi queste proposte stanno mettendo in ginocchio un settore puramente industriale dalle grandi potenzialità che già stenta a solidificarsi con i pochi mezzi che l'Italia gli mette a disposizione. Allora, è dal boom del 2017 delle infiorescenze che noi come altri richiediamo lo sviluppo di una regolamentazione ad hoc per questo settore, perché siamo consci che la 242 non lo può incapsulare e perché, come tutti i settori economici, senza differenza, c'è bisogno di una regolamentazione. Purtroppo per il settore, chi ha operato in questo settore si è trovato a dover aggiustarsi, a operare in aree grigie della legge, e ora il governo, il ministero, si è nuovamente accorto che è un settore che è scivolato via dalla comprensione delle istituzioni e la toppa che si vuole mettere è di bandirlo in toto, controproducente e sproporzionato. Noi chiediamo in primis, come tutte le altre associazioni qua presenti, di fermare l'approvazione delle modifiche e in secondo luogo aprirsi un dialogo diretto, onesto, schietto e trasparente, un confronto costruttivo con gli operatori del settore, con chi rappresenta gli operatori del settore da anni, che possano nel più breve tempo possibile portare a una regolamentazione condivisa, basata su prove scientifiche ma consultabili, aperte, anche disciplinari alla formazione di chi produce e di chi commercializza, in modo che finalmente si diano certezze a chi lavora nel settore, si tuteli i settori
adiacenti della canapa industriale e al contempo si tuteli anche la sicurezza e la salute pubblica, che, come altri hanno ribadito, non è mai stato obiettivo del settore industriale mettere a rischio. Grazie. Grazie, grazie davvero. Andiamo verso le conclusioni. Io darei la parola per un breve commenti politici all'onorevole Quartini e poi a Matteo Mauri. Io prima di tutto vi ringrazio di essere qui e ringrazio anche il collega Magi per averci coinvolto. Io direi che questo provvedimento, che è già articolo di legge dopo che è passato attraverso le commissioni, quindi non è più un emendamento, è decisamente incomprensibile. È incomprensibile sotto moltissimi punti di vista, se non nella logica che diceva qualcuno di voi e che ha detto bene anche l'onorevole Magi, di un furore ideologico contro la cannabis. Io non esiterei a definirlo una sorta di razzismo botanico. Cioè, non riesco a trovare altre parole. Io sono un medico, mi occupo soprattutto di sanità, di affari sociali in questa legislatura, ma nella vita, chiamiamola così, civile, mi sono occupato di dipendenze, soprattutto da alcol, ma anche da tabacco, ma anche da gioco d'azzardo, ma anche da altre sostanze. Quindi ti ho nel cuore, posso darti del tu, spero, ti ho nel cuore quando mi dici che abbiamo sanificato delle serre, investito anche emotivamente, anche da un punto di vista esistenziale nel futuro. Ecco, io credo che qui noi possiamo garantirvi, noi altri tre e le altre opposizioni, noi altri tre per quello che rappresentiamo naturalmente, che non ci fermiamo. Voi state dando un esempio straordinario di un mondo che probabilmente per molti aspetti, anche grazie alla geografia nazionale, perché potrebbe essere veramente l'Italia il centro per questo tipo di coltivazione. Non a caso negli anni 30 eravamo la seconda produttrice mondiale di cannabis, ma potrebbe essere un mondo che decisamente potrebbe entrare in competizione, ma in questo caso tutti insieme state dando un segnale di collaborazione forte. Ecco, noi da questo punto di vista ci impegniamo a portarla avanti, sicuramente se passerà alla Camera, come sembra la maggioranza sia orientata, anche perché il furore ideologico vorrebbe dire che voi avete rischiato anche solo con i loghi, presentando i loghi, di andare in galera. Non so se c'era un emendamento che voleva punire fino a 3 anni chi faceva vedere il simbolo sulla maglietta della cannabis. Sì, certamente. Quindi eravamo per questo dico c'è un furore ideologico che è assolutamente incomprensibile da un punto di vista oggettivo. Però noi faremo questa battaglia anche al Senato se passerà alla Camera. Quindi io vi chiedo di farvi forti di questa possibilità che noi vorremmo portare avanti e di sostenerci anche facendo battaglie pubbliche più evidenti, oltre che qui all'interno del palazzo. E mi permetterei di dirvi, se non avete nulla in contrario, uno degli interventi che noi vorremmo fare domani è quello di leggere il vostro comunicato, proprio come segnale importante. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo un'ora per la discussione generale, ma io mi impegno a leggere il vostro comunicato. Per un'ora? No, per quei 10 minuti che potrebbe riguardare il mio intervento, perché un intervento lo farò anch'io, sicuramente lo faranno anche altri rispetto al vostro tema, però siccome avete detto voi che è un decreto che va a sostanzialmente senza risorse, si occupa essenzialmente di repressione, nel vostro caso vogliono reprimere anche la cannabis perché nella loro idea ideologica c'è questo meccanismo. Ancora non hanno chiaro, anche rispetto al tema droghe, che si deve ragionare non di repressione ma di prevenzione. Ancora non hanno chiaro che le droghe di passaggio sono il tabacco e l'alcol.
ancora non hanno, lo dico da antiproibizionista e da persona che ha lavorato e che lavora ancora oggi su questi temi, e quindi qui c'è proprio l'esempio, l'ho detto che non riesco a trovare altre parole, che evidentemente c'è una sorta di razzismo botanico che sta prendendo corpo con questo provvedimento. Grazie, la parola a Matteo Mauri, con lui abbiamo condiviso nelle ultime giornate di lavori parlamentari in commissione l'opposizione, nelle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, l'opposizione a questo provvedimento, provando a spiegare, devo dire fin qui inutilmente, al governo e alla maggioranza l'assurdità di questa misura. Matteo. Grazie, ma dico solamente alcune cose che mi sembra siano essenziali. La prima è questa: questa non è la prima volta che facciamo una conferenza stampa qua, ne abbiamo fatta qua una alcuni mesi fa, quando ci siamo impegnati a rispondere all'appello disperato delle realtà complessive che compongono la filiera, a partire ovviamente da quella agricola e agli altri soggetti. Abbiamo provato in tutti i modi, devo dire tutte le opposizioni in maniera assolutamente condivisa e unita, a impedire questo scempio all'interno della Commissione. E qualcuno di voi lo sa, perché siamo stati in continuo contatto, le abbiamo provate tutte. Il modo principale che abbiamo usato è dire la verità, e cioè mettere in evidenza l'assurdità di una cosa di questo tipo. E devo dire che io ho avuto l'occasione anche di farlo in aula alla presenza della Presidente Meloni, durante una discussione su un Consiglio d'Europa che lì a breve ci sarebbe stato, in cui la Presidente del Consiglio è intervenuta durante la sua relazione introduttiva dicendo l'Europa fa delle leggi ideologiche che fanno male le nostre imprese agricole. Allora io non ci volevo credere, ho preso la parola, ho detto quello che dovevo dire, poi ho detto scusi, rispetto alla cosa che dice lei, no? Guardi che sta accadendo esattamente la stessa cosa e la colpa è vostra. Perché per ragioni ideologiche, e l'approccio della Presidenza del Consiglio e del sottosegretario Mantovano è del tutto evidente, tanto che si è scatenata la bagarre all'interno fra loro e la Lega su chi era più, diciamo, proibizionista, anche se qui il tema del THC non c'entra niente, ma loro la stanno vendendo in questo modo, aspettate un secondo, pensavo fosse lei a chiamarmi, stavo preoccupando, sono tenuto dicendo voi lo state facendo, perché voi state ammazzando un'intera filiera produttiva fatta di migliaia di imprese, decine di migliaia di lavoratori, di imprenditori, anche e soprattutto giovani, per niente. La Presidente del Consiglio, un po' diciamo stranita, ha chiesto informazioni al sottosegretario Mantovano, ti ricordi, che era lì davanti. Gli ha detto riprendetela questa cosa, ormai si sono incestati, è diventata una questione di principio, diciamo così, per loro, e faranno di tutto per impedire che venga modificato, nonostante all'interno della maggioranza si siano già mostrati, diciamo così, dei punti di vista anche diversi. Poi noi lo sappiamo, perché a questo tavolo l'altra volta c'era anche Coldiretti, e sappiamo anche cosa si pensa all'interno di Coldiretti, che diciamo essendo la più grossa è quella che anche storicamente ha più rapporti col governo in generale, qualsiasi governo sia, e con il Ministro dell'Agricoltura. Però il Ministro dell'Agricoltura si è chiamato fuori, perché è una questione che politicamente gli è passata sopra la testa, e invece di provare a intervenire o per bloccare o per modificare o per, come dire, attenuare, a me non andrebbe bene lo stesso, ma dal vostro punto di vista lo capisco, attenuare la cosa, se ne sono completamente fregati, per cui loro andranno avanti su questa fronte. Tra l'altro, e leggo un pezzo della loro legge, cioè di quell'emendamento che è diventato ormai parte della legge, perché adesso bisogna toglierlo, prima abbiamo provato a non farlo mettere, ma bisogna toglierlo, è chiaro che è più difficile, ma noi ci proveremo. Dicono che evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, mediante alterazione dello stato psicofisico, l'insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale. Se lo prendo così com'è, diciamo che sono d'accordo, ok, allora l'alcol completamente fuori legge, sulle pistole lasciamo stare che stanno facendo di tutto. L'alcol è fuori legge a questo punto, no? Con buona pace del Ministro dell'Agricoltura. Un antistaminico fuori legge. Qualsiasi cosa, per cui è del tutto evidente la strumentale di questa cosa.
Noi faremo tutto quello che servirà ancora. Io non voglio mollare fino all'ultimo secondo, ma proprio per evitare che chi ha investito soldi, ma pezzi di vita e di passione su questo se ne debba pentire o debba andare da un'altra parte del mondo per farlo, perché sarebbe una sconfitta per tutti, per il paese, per i singoli. Io la cosa che vi dico è questa: in questi casi qua, disegni di legge eccetera, alcuni articoli o alcuni emendamenti possono essere posti a voto segreto, quelli soprattutto che hanno a che fare con il codice penale e limitazione alla libertà. Siccome questo ti sta dicendo che se lo fai ti metto in galera sostanzialmente, secondo me un'iniziativa che noi potremmo assumere congiuntamente, separatamente, non conta questo dal punto di vista tecnico, è quello di dire, di sfidare il governo e di dire: siete così convinti della, diciamo, della bontà della vostra iniziativa? Siete così convinti di essere tutti uniti? Perfetto. Allora noi chiediamo il voto segreto e mettiamolo a voto segreto e vediamo cosa succede, perché io sono convinto che su questo qualcuno, diciamo, o perché appartiene a territori, il Veneto per esempio, dove c'è una grossa presenza, o perché non sono convinti e a parole dicono di essere libertari, nella verità un pochino meno, ma almeno ognuno può fare i conti con la propria coscienza. Per cui secondo me questa potrebbe essere, guardate, forse l'ultimo tentativo, l'ultima iniziativa, almeno alla Camera, al netto che poi noi le battaglie non le molliamo mai. La facciamo qua, la faremo al Senato, la faremo pure dopo, perché siamo convinti che questa cosa non stia in piedi, ma dobbiamo far passare un principio e, come si diceva, se lavoriamo insieme come abbiamo fatto, noi siamo pienamente disponibili, perché quando c'è una causa che noi riteniamo giusta, a maggior ragione di fronte a un'iniziativa così assurda, è del tutto evidente che possiate contare su di noi. Grazie a Matteo Mauri, non so se ci sono giornalisti o qualcuno che vuole porre delle domande rapidamente, perché abbiamo il tempo è praticamente scaduto, altrimenti no. Prego, il microfono, così sentono anche i collegati. Da quando viene approvata le Camere diventa attuativa subito, mi sembra, dopo la pubblicazione della Gazzetta. Questa è la prima lettura, quindi dovrà poi passare al Senato. Alle due, sì, ma dopo e non c'è neanche un tempo di scadenza, non trattandosi di un decreto, della conversione di un decreto, ma è un disegno di legge questo. Quindi 60 giorni, però è effettivo da subito letto. No, non è un decreto. Questo è un disegno di legge di iniziativa del governo, quindi non è un decreto. Cioè, da quando sarà effettivo? Da quando sarà approvato in seconda lettura e poi dal Senato e poi promulgato. Quindi? È imprevedibile, perché non avendo una scadenza come i decreti, potrebbe il tempo dilatarsi, cioè dipende da quando il Senato lo metterà all'ordine dei lavori. Dovendo dire da AA? Da novembre inizia l'anno prossimo. Sì. Se non riesce a passare prima della legge di bilancio, sicuramente va a febbraio. Perché, ovviamente poi va in 90. Io ho pensato di intasare la caserma dei carabinieri, sono già d'accordo, io la porto lì, dice roba vostra, aggiustatevi. Allora, io ringrazio tutti voi, ringrazio Beppe e tutti voi, perché penso che oggi abbiate portato alla Camera dei Deputati una spaccato di una realtà economica, sociale importante del Paese. Penso che il governo stia prendendo una grande cantonata, perché sta ledendo anche un rapporto di fiducia che i cittadini devono avere nei confronti delle istituzioni, nei confronti della stabilità delle leggi sulla base delle quali avviano delle attività imprenditoriali che comportano non solo un investimento economico, ma un investimento di vita, di passione, di speranza, di prospettiva. Quindi vi ringraziamo davvero in modo molto sentito e molto profondo, e noi faremo di tutto quello che è nelle nostre possibilità, nelle nostre prerogative, per fermare con tutti gli strumenti dell'azione parlamentare questa legge, ma anche per raccontare all'esterno quello che sta accadendo. Concludo dicendovi una cosa: Matteo Mauri prima ci riportava la lettera della norma, che è assurda, perché come avete ascoltato, quello però è esattamente il motivo, il modo attraverso il quale loro sono riusciti a inserire una norma che altrimenti sarebbe stata di materia, diciamo, dell'agricoltura, all'interno di un provvedimento sulla sicurezza. Cioè hanno dovuto inventare che c'è un rischio legato agli effetti psicotropi di una sostanza che non ha effetti psicotropi.
questa cosa, se dovesse rimanere così, avrà un peso, e come, nei passaggi dei tribunali, evidentemente. Quindi su tutti i punti che oggi sono emersi, se noi non riusciremo, e ce la metteremo tutta, a fare qualcosa a livello parlamentare, è sicuro che saranno punti, questo, il livello di compatibilità con la giurisprudenza che già c'è, il livello di compatibilità o di incompatibilità, diciamo noi, con la normativa europea. Insomma, sono tutte cose che a nostro avviso non reggeranno. Il tema però è che cosa accade nel frattempo, cioè qual è il danno che sarà fatto alla società, alle aziende, agli interessi economici, ai posti di lavoro, in attesa che un tribunale ci dia e vi dia ragione. Però andiamo avanti insieme, con forza, senza perdere la speranza. Grazie.